Sono a Stevensklint, uno dei siti più spettacolari di tutta la Danimarca, e sto cercando di raggiungere la base della scogliera scendendo giù per questa scaletta ripidissima. Ma facciamo un passo indietro. In una delle puntate precedenti ci eravamo lasciati con un trekking finito male, un viaggio abbastanza faticoso, pieno di imprevisti, che ero stato costretto a terminare con un giorno di anticipo rispetto ai piani. Se vi siete persi quel video, ragazzi, mi raccomando, andatelo a recuperare, perché dai fallimenti, anche da quelli degli altri, si può imparare veramente tanto. Ve lo lascio linkato qui sotto in descrizione e, come al solito, in schermata finale. Avevo una gran voglia di terminare quel trekking, di completare il percorso che mi ero prefissato all'inizio. Così mi sono rimesso in viaggio con l'idea di riprendere esattamente da dove avevo lasciato l'altra volta. Ed ho fatto bene perché, piccolo spoiler, la parte finale di quel trekking si è rivelata quella più semplice dal punto di vista fisico, ma nello stesso tempo quella più bella, più avventurosa. Mi sono divertito un sacco a fare riprese e foto ai luoghi spettacolari che ho incontrato lungo il cammino. Quindi state con me, perché sto per raccontarvi quel cammino, che è iniziato con un po' di pioggia. Sono arrivato alla cittadina che sarà il mio punto di partenza. Fortunatamente ha smesso di piovere e non è prevista pioggia neanche in serata. Sono passato al supermercato a prendere qualcosa da mangiare per stasera e per domani. Tra poco mi incammino, ma prima mi faccio una merendina con questo yogurt che ho preso appositamente perché ha il cucchiaio incluso. Non piove, però in compenso tira un bel venticello, e la cosa mi preoccupa un pochetto, perché di solito quando tira vento passo sempre la notte in bianco. Però vabbè, ormai sono un veterano delle notti in bianco. Mi sono messo in cammino, sto andando in quella direzione verso la scogliera. Questa spiaggia è interamente composta da ciottoli di selce. Dopo aver percorso qualche centinaio di metri sulla spiaggia sassosa, sono salito in cima alla scogliera tramite la scaletta che avete visto e ho imboccato il sentiero che mi avrebbe condotto alla mia meta finale, il piccolo villaggio di Oyerup e Stevensklint. Sono arrivato in un punto panoramico bellissimo. Alle mie spalle c'è la scogliera, il sentiero lo vedete da questa parte, la costeggia tutta. Mi sto dirigendo verso una cava di calcare dismessa che si trova qui lungo la costa, che oggi è stata trasformata in una sorta di museo a cielo aperto. L'idea è di esplorarla e di passare la notte lì.
sono arrivato alla cava. Ho difficoltà a fare riprese col treppiede perché c'è un vento allucinante e vengono mosse. Sarei voluto entrare in questa cupola, che credo fosse un sito di stoccaggio, solo che è in ristrutturazione, quindi è tutto recintato. Sono rimasto molto colpito dall'impegno e dalla cura che i danesi mettono nel valorizzare ogni sito che possa avere un qualche tipo di interesse storico o culturale. La cava di Boisdal ha terminato la sua attività negli anni 70, ma ad oggi è tutt'altro che abbandonata. Qui per decenni si è estratto calcare dalla scogliera, che come avete visto è bianca, è in gran parte composta da roccia calcarea, all'interno della quale sono incastonati degli strati di selce, facilmente riconoscibili perché hanno un colore molto più scuro. Veniva poi prodotta la calce tramite un processo industriale che coinvolgeva anche delle fornaci, due delle quali sono ancora integre e visibili sul posto. Sono stati investiti qualcosa come 50 milioni di corone danesi, quasi 7 milioni di euro, per la ristrutturazione sia dell'enorme cupola in legno, alta 20 metri, sia del capannone in acciaio, anche questo molto grande. Diventeranno degli spazi ricreativi per la comunità. Stevensklint è anche famosa per un sottile strato di ceneri, visibile in alcuni punti, all'interno della scogliera, che testimonia l'impatto del meteorite che causò l'estinzione dei dinosauri circa 60 milioni di anni fa. Per questo motivo il sito è diventato patrimonio dell'UNESCO e all'interno della cava di Boisdal è stato costruito un centro didattico sul tema chiamato Stevensklint Experience, che io però non ho potuto visitare perché a quell'ora era chiuso. Dovrebbero esserci degli shelter, li sto cercando, sperando che non siano occupati. Shelter occupati, ma è una gioia. Adesso la domanda è: dove cazzo mi metto? La Danimarca è disseminata di luoghi dove è possibile campeggiare liberamente e molti di questi spazi sono dotati di shelter in legno, dei veri e propri rifugi già pronti, ve ne ho mostrati diversi nei miei video. Sono spazi giustamente sfruttati e capita spesso di trovarli occupati. In questo caso c'erano sia delle persone negli shelter, sia delle altre persone che avevano montato le tende. Quando è così io me ne scappo perché caratterialmente ho difficoltà a condividere uno spazio con persone che non conosco. Faccio questi viaggi per esplorare un po' anche me stesso, oltre che i luoghi, e non ho voglia di parlare, non ho voglia di fare amicizia. E in ogni caso non mi sentirei tranquillo a dormire in un posto isolato a pochi metri da persone che non ho idea di chi siano. Non mi restava che bivaccare da qualche parte cercando di essere discreto, perché tecnicamente non è possibile montare la tenda al di fuori delle aree apposite. Dovevo fare in fretta perché il tempo volgeva al peggio, grossi nuvoloni neri e minacciosi incombevano sulla cava. Seguendo la sterrata che conduceva ad un varco nella scogliera, sono arrivato sulla spiaggia sperando di trovare un luogo appartato. Fortunatamente ho trovato una sorta di balcone naturale, pianeggiante, sopraelevato rispetto alla spiaggia, discretamente riparato dal vento e con una vista eccezionale sulla scogliera. Ho pochissime riprese della serata perché dopo il tramonto mi sono concentrato esclusivamente sulle foto. Ne ho fatte alcune molto belle, delle lunghe esposizioni, le trovate sul mio profilo Instagram. Se ancora non mi seguite, ragazzi, fatelo subito, trovate il link qui sotto in descrizione.
c'è una luna incredibile. Ho passato l'ultima ora a fare fotografia, adesso però è tardi, è quasi mezzanotte, quindi me ne vado a dormire. Tira un leggero venticello, il mare è leggermente mosso, non so se lo sentite. Niente di particolare, se si mantiene tutto così dovrei riuscire a riposare senza problemi. Domattina mi sveglio presto e riprendo il cammino verso la parte più spettacolare della scogliera. Rimanete lì, non vi muovete. Il tempo stamattina non promette nulla di buono, come potete vedere. Mi sono rimesso in cammino, sono le 7, tra pochi minuti, è freddo e ventoso. Esco dalla cava e mi rimetto sul sentiero che percorre tutta la sommità della scogliera. Sto costeggiando il perimetro di una vecchia base militare risalente al periodo della Guerra Fredda. Non so se... vediamo se riesco a farvi vedere. Eccoli. I cannoni. Come vi dicevo poco fa, i danesi tengono molto a dare risalto al loro patrimonio storico e culturale. La base militare di Stevensfort, per la sua posizione, rappresentava una delle prime linee di difesa dell'Occidente durante la Guerra Fredda. Oggi ospita un museo e una grossa esposizione di artiglieria pesante. Pagando un biglietto è possibile visitare sia gli spazi esterni sia i bunker sotterranei. Io purtroppo sono passato la mattina presto e quindi anche in questo caso ho trovato tutto chiuso. Una cosa però sono riuscito a farla: avvicinarmi ad alcune postazioni che si trovano al di fuori del perimetro della base per farvi vedere quanto sono grossi quei cannoni. Sono arrivato a Oyerup, la destinazione finale del mio viaggio. Adesso vi porto a visitare la chiesetta.
La chiesetta di Høyerup, risalente al 1200, si trova proprio sul bordo della scogliera che in quel punto è alta circa 40 metri. Negli anni 20, in seguito ad uno smottamento, parte della costruzione è precipitata in mare, quindi laddove c'era l'abside, oggi c'è questa balconata da cui è possibile affacciarsi e ammirare il panorama, che è piuttosto notevole. Ed eccoci tornati da dove eravamo partiti. La scaletta. Voglio scendere di sotto e farmi una bella passeggiata sulla spiaggia, ora che non c'è nessuno. Questo sono io che, per non tirare fuori il treppiede per l'ennesima volta, lascio quasi 4.000 euro di fotocamera ad oscillare pericolosamente su una roccia. Valsa veramente la pena arrivare a piedi fino a quella spiaggia e godersi la pace, il silenzio, la solitudine delle prime ore del mattino. Il viaggio a piedi è, secondo me, quello in grado di regalare le emozioni più profonde, perché muovendoti lentamente hai il tempo per soffermarti su ogni singolo particolare del territorio che stai esplorando. Spero che vi siate goduti questo viaggio insieme a me. Sono sulla via del ritorno, con il solito immancabile vento ad accompagnarmi. E dunque, siamo arrivati alla fine di questa avventura. Prima di salutarvi vi ricordo alcune cose importanti. Se i miei video vi piacciono e volete darmi un aiuto concreto per migliorare sempre di più la qualità del canale, utilizzate i link che vi lascio sempre qui sotto in descrizione per effettuare i vostri acquisti su Amazon. Si tratta di link affiliati che mi permetteranno di percepire delle piccole commissioni senza alcun costo aggiuntivo per voi. Altra cosa importante, ve lo ripeto ancora una volta, seguitemi su Instagram per vedere non solo i video ma anche le foto delle mie avventure. Mi raccomando ragazzi, ci tengo particolarmente perché con la nuova fotocamera sto spingendo parecchio anche sulle foto e non vedo l'ora di farvele vedere e di sapere che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e lasciatemi qui sotto un commento per farmi sapere se il video vi è piaciuto. Grazie per la visione, un saluto e ci vediamo presto.